puntata di Segno 7, nel corso della quale parleremo e affronteremo il tema della terza età, un termine nuovo per indicare l'età avanzata delle persone. Una volta erano chiamate vecchi oppure matusa, poi il termine si è abbastanza attenuato, allora si è chiamate anziani, poi over 65, infine persone della terza età. Abbiamo scelto un titolo in positivo, come del resto è nel nostro stile, e cioè vivere la terza età nel senso di viverla bene in tutti i sensi, fare il possibile per viverla bene, rendendosi attivi nel limite sempre delle possibilità e in ogni modo sempre nelle possibilità, magari facendo i nonni, per esempio, oppure impegnandosi nel volontariato, nel sociale, eccetera. Sappiamo che ci sono però tante persone anziane che vorrebbero rendersi utili e non possono farlo, per tanti motivi, perché magari sono malati o perché in qualche modo ne sono impediti per ragioni familiari, oppure si sentono scoraggiati, soli. A tutti costoro io voglio spendere una parola di incoraggiamento. Ai primi vorrei dire: coraggio, non vi abbattete. Cercate in ogni modo di superare queste difficoltà che possono presentarsi ad una certa età per incomprensioni anche nella famiglia. Invece ai malati dico una cosa sola, che la malattia purtroppo è una condizione della vita che prima o poi tocca a tutti. L'importante è reagire e non perdere mai la speranza. Invece alle persone non malate, che possono muoversi ed entrare in relazione con gli altri, non isolandosi, magari cercando amicizie, contattare gruppi, associazioni, dico contattate questi gruppi, queste associazioni che possano aiutarvi a vivere bene questa terza età. Quindi coraggio a tutti. Lo dico anche a me stesso, perché anch'io faccio parte di questa categoria. Ecco l'argomento di stasera e ne parleremo con gli ospiti che vi presento subito, a partire qui dalla mia sinistra. Dottor Mauro Buffoni di Montevarchi, medico di base da più di 20 anni, quindi ha sulle spalle un'esperienza importante, la quale, aggiunta alla competenza professionale, gli permette di essere un esperto di problemi delle persone della terza età, di tutti, ma anche delle persone della terza età. Andando avanti, Roberto Travaglini, di San Giovanni Valdarno, pensionato, presidente del circolo ASCAS Sandro Pertini di San Giovanni Valdarno. Dalla parte opposta è Carlo Artini di Filine Valdarno, impegnato, potrei dire, da una vita nel sociale e in politica, è attualmente vice sindaco e assessore al sociale nel comune di Filine Valdarno, però è qui non in questo ruolo, ma solo nel ruolo, diciamo, di persona di terza età e come esempio di una persona molto impegnata. Accanto a lui, Lia Parigi di Filine Valdarno, anche lei impegnata nell'Azione Cattolica e nell'Oratorio Salesiano, dove insegna nel progetto di alfabetizzazione, recupero e sostegno a vantaggio di ragazzi in difficoltà. Accanto a lei, Dulcis in fondo, Cosimo Adamo di Filine Valdarno, altra persona della terza età, molto impegnata nel sociale, nel volontariato, si occupa anche di teatro e nella scuola e per la scuola. Io vi saluto e vi ringrazio tanto per aver accolto questo invito. Non è facile parlare di queste cose, ma con il vostro esempio e anche con la vostra partecipazione è, credo, possibile dare un messaggio a chi ci ascolta. È perché questa è un'età alla quale tutti dobbiamo arrivare se non siamo chiamati prima all'altro mondo. Allora, io vorrei subito cominciare con il dottor Buffoni.
Fino a poco tempo fa, dottore, sentiva dire dalle persone vicine alla pensione: non vedo l'ora di andare in pensione, così me la godo. Ecco, ma secondo lei il modo migliore per vivere la pensione, cioè l'età della pensione, oggi siamo in tema della terza età, qual è? È quello di stare a babbo morto, come si usa dire, al sole, oppure qual è il modo migliore? Devo dire subito, mi mette in disagio l'idea di pensare a uno che non fa nulla, cioè il fatto di dire io non farò nulla già mi dà un senso di disagio, perché o, come diceva lei, c'è un problema di malattia, per cui uno si ammala di depressione, oppure si ammala di un problema neurologico importante, per cui è legato proprio fisicamente allo stare più fermo, a non fare, eccetera. Se no, altrimenti, dal mio punto di vista, quello che posso vedere io, se ci fosse uno che poi di fatto non fa nulla o fa poco, vuol dire che faceva nulla o poco anche quando era giovane, cioè nel senso che probabilmente non è una scelta radicale questo momento del passaggio a. Quando io penso, perché ormai comincio a pensare alla pensione anch'io, per cui può scappare detto anche, potessi stare a letto tutto il giorno, potessi, eccetera. Però se mi immagino questo momento così agognato, così sognato, così atteso dell'andare in pensione, non mi aspetto io personalmente, e spero che anche i nostri ascoltatori non si aspettino un qualcosa da fare o da non fare. Per me questo momento di andare in pensione non è un cambiamento del fare o un cambiamento del non fare, è un cambiamento dei tempi. Io nella vita di tutti i giorni ora vivo una specie di corsa di dover essere all'altezza per rientrare nelle scadenze, per venire stasera ho dovuto anticipare l'ambulatorio, tutto questo gioco di corsa con la macchina, mangiare in corsa per riuscire a rientrare nei tempi. Io mi aspetto la mia pensione, per esempio, dove io posso diventare un po' più padrone dei miei tempi, o perlomeno di non avere l'ossessione di rendere questa ritmicità. Quindi mi immagino un cambiamento dei ritmi, dei tempi, più che sul fare o sul non fare. Ecco, ma sulla salute, ai fini della salute. Ai fini della salute sarà meglio essere attivi. Ecco, è fondamentale quello di rimanere attivi. Fisicamente credo che ognuno con l'età sente un rallentamento fisico, mentale, di risposte proprio anche organiche, non solo mentali. Per cui si tratta di adattarsi anche a questo, diciamo, cambiamento che la natura ci impone, perché non è che poi possiamo scegliere più di tanto noi, non possiamo scegliere di non invecchiare, per esempio. La ossessività però dei tempi per me è la cosa che potrebbe essere liberante al momento della pensione. Un'altra cosa che poi magari avrò occasione di parlare, più che il fare, il non fare, il fare al momento del pensionamento, è quello di salvarsi la passione per qualcosa. Cioè, tu che hai avuto tutta la vita la passione per la pesca, vai a pesca. Tu che hai avuto per tutta la vita il sogno di avere un orto, perché hai la passione di fare l'orto, fai l'orto,
Perché secondo me nel ragionare sul modificare l'attività di ogni giorno, proprio nel momento della pensione, la dimensione della passione per credo sia salvante anche fisicamente proprio. Ecco. Il modo migliore per affrontare questa nuova età è quella di essere sempre attivi, nel limite del possibile, veramente, cambiando lavoro, diciamo così, ma sempre attivi, perché anche dal punto di vista della salute ne guadagna di più il tuo organismo. Dottore, questo può essere. Certo. Allora, ora io vorrei, dopo aver ascoltato queste linee guida, diciamo, come prime battute di un medico di base che conosce bene le persone di ogni età, ma insomma anche della terza età, io vorrei chiedere ai miei ospiti, ecco, voi siete tutte persone della terza età, quindi parlate per esperienza, non raccontate una cosa, la vivete, ecco. E siete riusciti, come diceva il dottor Buffone, a rimanere attivi anche dopo la pensione, ma anche dopo tanti anni dalla pensione. Ecco, io vi domando, e questo lo domando anche interpretando un po' il pensiero di chi ci ascolta, ma chi vi rende, chi vi ha reso, chi vi rende sempre attivi? Soltanto il motivo a cui accennava il dottor Buffoni, cioè, o ci sono delle motivazioni più profonde che vi hanno resi in questo stato? Chi rompe il ghiaccio, siamo sempre qui. Ora bisogna rompere il ghiaccio. Vai. Prego. Travaglini. Sì, io. Beh, ho avuto l'occasione di andare in pensione giovanissimo, a 50 anni in ferriera. Ci dettero 10 anni di discepolo, via, in pensione. Non per scelta tua, non per scelta tua. Proprio della mia vita, niente di tutto questo. Ho fatto un altro lavoro per un po' d'anni, che avevo imparato gli ultimi anni di lavoro in ferriera, e così. Poi quando mi si dette l'occasione di finire il lavoro lì e finalmente andare in pensione sul regolare, serio, sì. Ero sulla soglia dei 60, ci fu questa occasione, centro sociale, stava nascendo, discussioni. Io avevo partecipato, chiedevo, mi informavo, ma quando? Un giorno, un comunicato, andammo alla sede, ora il centro sociale, una grande assemblea, c'era un sacco di gente, e fondammo il centro sociale Ascas Sandro Pertini. E io senza saperlo mi ritrovai dentro, andai a firmare dal notaio per la Costituzione, e mi ritrovai in consiglio, facevo il segretario a quei tempi, ecco. Io non avevo bisogno di un posto come quello, una vita piena di tante cose, però mi piaceva fare anche quello, ecco. E sono sempre in attesa di riappropriarmi della mia vita, ora ne ho 75 e wow, avanti così. Bene, poi? Sì. Artigli. Anch'io ho avuto la fortuna di andare in pensione molto giovane, diciamo, per cui sono già più di 25 anni che sono in pensione, ma sfruttai l'occasione volentieri, perché praticamente io sapevo che non mi sarei fermato, cioè non sognavo la pensione come il momento in cui uno finalmente non fa più niente, ma sognavo la pensione come un periodo della vita in cui uno finalmente faceva le cose che voleva fare al di là di tutto. Quindi era anche un proseguire alcune cose che facevo già, perché ero già impegnato con un volontariato, la misericordia, donatori di sangue, la politica, eccetera, mi interessava. Avevo fra l'altro anche un periodo in cui i genitori cominciavano ad avere problemi di salute, eccetera, quindi stando vicino avevo anche questo problema. E quindi per me è stato un cambiare, non dal giorno alla notte, il tipo di vita, è stato un rallentare il ritmo, non c'era più quell'urgenza di correre come mi portava fuori il lavoro. Io andavo in giro per l'Italia, facevo praticamente addetto alle vendite di una multinazionale, quindi funzionario
orario di vendita sempre in giro. Avevo ritrovato la mia dimensione e avevo un bel programma da realizzare, tante cose non avevo fatto e che mi interessavano, alcune delle quali sono ancora da fare, perché poi le cose che hanno preso la mano hanno impegnato. Che cosa c'è stato dentro che ha spinto? Io credo che ho cominciato la mia vita attiva facendo volontariato in ambito cattolico, eccetera, e quindi anche una volta poi trovato il posto di lavoro definitivo, ho sempre lavorato nella stessa azienda, è rimasto sempre questo desiderio dentro e questa espressione. Per cui una volta arrivata all'età della pensione si è risviluppato con maggiore disponibilità di tempo questa passione che esisteva, e quindi è stato un vivere giorno per giorno un'infinità di nuove esperienze, diciamo, che si rendevano possibili fino a 5 anni fa. 5 anni fa io ho riperso un'altra volta il mio tempo, ho detto di sì per un certo incarico, e quindi rimango ancora con un bel programma da realizzare, che spero, e non dipende da me, che qualcuno mi possa concedere di poter attuare, eccetera, perché gli impegni degli ultimi anni sono stati veramente pressanti e hanno rimposto anche un ritmo. Poi voi? Il mio essere ancora attiva a 71 anni dipende più che da chi, da che cosa. Prima di tutto dal mio stato di salute, che è ancora buono, poi dalla mia indole e poi anche dal tipo di formazione che ho ricevuto. Ho fatto riferimento all'indole perché io sono nata con tanta curiosità e con tanti interessi, con una gran voglia di vivere, per cui non mi è passato mai per la mente di, una volta andata in pensione, di non far niente come hanno detto altri, ma semmai di fare di più, come in effetti poi è successo, proprio per potermi dedicare a certi interessi che magari non avevo potuto coltivare nel periodo lavorativo. Però ecco, in base a se avessi risposto solo alla mia indole, mi sarei occupata soltanto di cose, a parte dopo i doveri del mio stato, mi sarei occupata principalmente di cose piacevoli per me. Però ho fatto riferimento anche al tipo di formazione, io ho ricevuto, come tutti penso, una formazione cristiana, prima in famiglia, poi in parrocchia, in collegio dove sono stata 3 anni dopo le elementari, e poi nell'Azione Cattolica, formazione che dura tuttora, e dove ho maturato l'ideale del servizio a favore degli altri. Per cui ecco, mi viene abbastanza naturale di rispondere sì quando mi vengono chiesti particolari impegni a favore degli altri, anche troppo spesso, di sì anche con troppa facilità, perché se, secondo me è un po' un difetto di voler fare troppe cose, ecco. Però ormai a questo punto è difficile cambiare stile di vita. Motivazioni forti comunque. Adamo? Sono storie un po' che si assomigliano tutte, anche la mia assomiglia alla loro. Devo dire che ho avuto, probabilmente abbiamo avuto la fortuna di poter andare in pensione a un'età che ci ha consentito di sperimentare un'altra vita. Quella, dopo quella dell'età aurea, di bambini, no, che vivono grazie ai genitori, poi quella dello studio, forse un'età d'argento, diciamo, quella di ferro del lavoro, volevo tornare un po' a un'età argentea, diciamo, in cui ecco, l'impegno era necessario, era stabilito, doveva esserci per forza, per potermi riappropriare, come diceva il professor, il dottor Buffoni, ecco, di una dimensione nuova del mio tempo, la capacità di spenderla come io desideravo, per quello che io desideravo. Evidentemente la vita che ci ha portato a delle scelte, sempre, noi siamo nati in un periodo in cui diciamo tutto era volontariato, anche la politica, e quindi l'impegno non poteva che essere di volontariato al servizio di qualcuno. Per cui anche io ho seguito un po' questa. Ecco, purtroppo devo dire che oggi
I nostri figli non lo so se potranno fare questa scelta. Volevo solo dire un'altra cosa. Ecco, il nostro tempo, noi abbiamo davanti un monitor che ci segna un orologio che va dai 45 minuti della durata complessiva del nostro a zero. Ecco, io avevo paura di questo tipo d'orologio quando ho deciso di andare in pensione. Volevo un orologio che andasse avanti. E ho paura di questo tipo d'orologio, no, che va verso zero, perché vuol dire davvero incamminarsi. Vabbè, non ci pensiamo. Intanto vediamo ora come hanno reagito le persone che Cristina Minotti ha consultato proprio al Circolo Ascas di San Giovanni Valdarno, e le riprese e il montaggio sono di Remigio Borgheresi. Vediamo insieme il servizio. Siamo al centro sociale Ascas di San Giovanni Valdarno, dove numerose persone decidono di spendere parte del loro tempo svolgendo varie attività. Abbiamo qui il presidente Roberto Travaglini, che ci spiegherà quali sono i programmi e gli obiettivi di questo centro sociale Ascas. Lo scopo è quello di dare ospitalità alle persone che hanno bisogno di socializzare. Vengono qua, fanno un tavolo di chiacchiere e di tanto in tanto si fa una festa, un ritrovo. Il martedì e il giovedì c'è la tombola, molto seguita, molto apprezzata dai nostri soci. Qua dentro abbiamo il lunedì pomeriggio, abbiamo il ricamo con una maestra molto brava, e il venerdì c'è macramè e la maglia con Alice. Facciamo altre iniziative, anche vorrei dire una parola grossa, di tipo culturale, come per esempio l'omaggio a Sandro Pertini in occasione del ventennale della morte. E un paio d'anni fa facemmo una bella cosa sulla Costituzione. E partecipiamo alla settimana della lettura o la nostra vigilanza, si fa qualche festicciola, festa di Natale, quella del tesseramento, la primavera, poi l'autunno, l'ultima che si è fatta in primavera è stata dell'anno scorso, viva la cioccolata. Un'altra importante attività che caratterizza questo centro sociale è proprio la creazione e la gestione di corsi di formazione. Ce ne parlerà meglio il vicepresidente Vladi Bernini. Sì, il nostro centro sociale, diciamo così, è un centro di aggregazione intergenerazionale prima di tutto, per cui si interessa anche delle realtà del volontariato di altre associazioni. Per questo noi facciamo dei corsi che sono finanziati dal CESVOT, Centro di Volontariato della Toscana. Abbiamo fatto ultimamente una serie di corsi relativamente alla memoria, la memoria soprattutto che verte su un problema degli anziani, poi sulla solitudine. Ecco, la solitudine invece è un problema che riguarda sia gli anziani che i giovani, perché si può essere soli anche in mezzo alla gente. Ultimamente noi abbiamo messo in campo un corso sullo stress. Il centro non si limita solamente all'attività, c'è una bella iniziativa di una comitiva, chiamiamola così, soprattutto donne di una certa età che vanno a fare animazione all'asa di riposo e sono bene accolte, per cui si riesce a avere soddisfazione anche sotto questo aspetto qui. Non è che apriamo solamente per dare assistenza, ma siamo nella fase di aggregazione, di socializzazione. Noi operiamo molto sulla persona, sui bisogni della persona a livello sociale e culturale. È qui con noi la signora Adua. Perché lei decide di venire qui? Perché mi piace stare in compagnia delle persone e vedo che tutti mi vogliono bene e ci vengo molto volentieri. E anche avvicinarsi a nuovi interessi, a nuove attività, cos'è per lei? Vengo il martedì, vengo a tirare la tombola, e il mercoledì faccio il mio turno del bar. E quindi è proprio un'attività per rimanere e essere utili anche alla società. Infatti vengo volentieri per questo motivo. Il centro sociale ha creato
con la sua attività, con la sua operosità, una serie di collegamenti con le altre, con altre associazioni che operano sempre nel volontariato. Cioè noi abbiamo fatto rete, la cosiddetta rete, che consente di partecipare alle loro iniziative e noi alle loro, con l'apporto dei nostri e dei loro diciamo dirigenti e volontari. E noi partecipiamo sia al sostegno delle loro manifestazioni, come gli altri partecipano alle nostre, finanziandoci e contribuendo alla buona riuscita. Ecco, abbiamo ascoltato come è possibile, attraverso una struttura come quella del circolo ASCAS di San Giovanni Valdarno, interessare le persone della terza età. Ci sono degli esempi molto chiari. Ora io vorrei chiedere anche agli altri ospiti, Roberto Trovallini ci ha già detto un po' quali sono i programmi del circolo, allora sentiamo anche voi che programmi avete in mente di realizzare. Prego. Veloci perché siamo... Sì, sì, molto veloci. Il tempo, allora, scorre... Personalmente anch'io ho diciamo contribuito alla nascita di un centro sociale a Figline, il centro sociale Il Giardino, che si occupa più o meno delle stesse cose, anche se dopo 10 anni ho lasciato, diciamo, mi occupo soltanto di attività culturali. Organizziamo là dentro un corso di storia dell'arte, storia locale, l'anno scorso gli Etruschi, quest'anno i Romani e così via, e altre iniziative di questo tipo culturale. Perché? Perché c'è un nucleo di anziani che non vuole giocare a tombola o ballare o a carte, ma vuole un impegno culturale, intellettuale, e noi offriamo questa cosa. Però ecco, io l'ho lasciato in mano, diciamo, ad altri volontari la direzione da qualche tempo. Di che cosa mi occupo anche? Mi occupo di teatro della scuola con un'associazione, l'Agita, che opera a livello nazionale e internazionale a Figline da 15 anni, da quando io ero impegnato in comune come dirigente, diciamo, del settore cultura. Quando aprì il Teatro Garibaldi pensammo anche a questo collegamento del teatro col suo territorio e quindi con la scuola. Da 3 anni a questa parte, sono 15 anni che c'è questa cosa, da 3 anni a questa parte c'è stata un'evoluzione positivissima di questa cosa, cioè la scuola ha cominciato a incontrare pezzi di società. E abbiamo cominciato a costruire delle pièce teatrali che poi vanno, diciamo, in rassegna a fine maggio con un gruppo di insegnanti che quindi insieme ai bambini della scuola preparano degli spettacoli sul mondo della scuola e così via. Un gruppo di genitori, quindi per affrontare le tematiche del bambino in famiglia, con un gruppo di anziani dell'Hauser di Reggello, con un gruppo di ragazzi della lettera 8, quindi di disabili della lettera 8 di Figline. Ecco, in questo modo il teatro entra e diventa davvero momento non solo di educazione ma di crescita sul territorio. E questo è un altro aspetto. L'altra cosa è che faccio il nonno e facendo il nonno vado in alcune classi, in alcune sezioni di scuola materna a fare il nonno che racconta le fiabe. Ed è bella anche questa. Ed è molto bella avere centinaia di nipotini. Via Parigi. Allora, io chiaramente ho degli impegni nel privato, ho la casa da mandare avanti, il marito, i nipoti, un orto, ho la banda musicale, un interesse appunto coltivato una volta andata in pensione insieme all'orto. E poi invece per quanto riguarda, ho tante letture chiaramente, e per quanto riguarda le disponibilità date, diciamo, in virtù della formazione, della mia formazione di cui parlavo prima, attualmente ecco, gli impegni principali sono due: sono coordinatrice zonale per l'Azione Cattolica del Valdarno Fiorentino
e questo comporta una serie di incontri, di approfondimenti. E attualmente con gli altri consiglieri siamo riusciti a rivitalizzare la vita associativa nelle varie parrocchie, intercettando, solo per quanto riguarda gli adulti, intercettando e coinvolgendo, un numero discreto di adulti in incontri mensili. Sono già 2 anni che sembra che abbiamo trovato, diciamo, una risposta a determinate esigenze. Ci stiamo ponendo però anche il problema, con discreta preoccupazione, il problema dei giovani e dei ragazzi e dei loro educatori. Per il momento però, ecco, non riusciamo sotto questo aspetto a trovare uno sbocco soddisfacente. L'altro impegno è appunto il progetto di alfabetizzazione, recupero e sostegno presso l'oratorio salesiano. Insieme ad altre insegnanti in pensione facciamo recupero di matematica e di italiano in giorni diversi. Io faccio matematica. A questo progetto ha dato un assetto, e qui presente Mimmo Cosimo, un assetto, diciamo, organico, coinvolgendo l'amministrazione comunale, quindi ha dato anche visibilità, la scuola media stessa, i genitori, e chiaramente questo è stato molto importante. Lo facevamo un pochino più alla buona negli anni passati, contribuendo però, anche se, diciamo, era fatto un po' più così alla buona, a intensificare i rapporti fra i bambini stranieri e i locali, in quanto l'oratorio offre non solo le stanze per fare i compiti, ma poi c'è lo spazio per il gioco, e questo si sa. Insomma, dottore, queste persone sono più impegnate ora nell'età attiva. Io sì, sicuramente. Prego, Carlo. Sì, io oltre a mantenere l'impegno dell'appalto che ho vinto del trasporto dei 7 nipoti, ho ancora, sì, quello è un appalto vinto al ribasso. 2 cose fondamentali che mi interessano ancora: quello della disabilità in questo momento, perché il problema più scottante è quello del dopo di noi. Stanno sorgendo diverse iniziative anche da parte dei privati, oltre che dal pubblico. C'è bisogno di una mano da quella parte per vedere di dare uno sfocio diverso, non a parcheggiare più i disabili, ma a cominciare a trovare attività che in qualche maniera li possano aiutare a riacquisire un minimo di autonomia, in previsione poi che un giorno i genitori non ci saranno più. È molto impegnativa questa cosa, però è molto importante, ci si può lavorare dentro proprio in aiuto alle famiglie. L'altro sogno che vorrei ritirare fuori dal cassetto è rispolverare il vecchio circolo dei popolari intestato a Giorgio La Pira, in modo che riprendere anche con i più giovani un discorso sul sociale in generale, cioè sul riapprofondire le origini, i motivi dell'impegno pubblico, perché a un certo punto bisogna che un pezzo della vita nostra venga data alla comunità nella quale viviamo, se vogliamo tutti quanti crescere e vivere meglio nel futuro. E siccome rimanca questo, io credo che i giovani siano distratti, ma hanno bisogno di essere rimpegnati, e allora io credo che questo potrebbe essere un altro degli impegni che mi aspettano, fino a che Dio vorrà che io faccia qualcosa. Bene, Travallini, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, poi volevo anche fare un appello. Devo dire che stavo facendo un'analisi, mi è venuto in mente, se è la prima volta che entro in uno studio televisivo, e ho fatto un'analisi di questi 16 anni. È stato bello farli. Ora li vedo così, in questo momento. Le persone che avete visto nel servizio, ne avete viste 2 sole, il vicepresidente Vladimir Nini e Adua. C'è 25 persone che lavorano in maniera a titolo rigorosamente gratuito, come potete immaginare, per il centro sociale, compreso quel gruppo che va alla casa di riposo di cui parlava Vladimir Nini. Ecco. A questo punto mi viene di fare un appello. Questo gruppo, fondato nel 1997, cominciarono ad andare alla casa di riposo e si occupano di intrattenimento. Vanno là dentro e gestiscono le tombole, agli anziani piace, agli ospiti, e fanno dei tavoli di chiacchiere. Dico
conversazione, soprattutto portano là dentro il fuori, perché è dentro e fuori, in più aiutano e guidano gli ospiti a fare dei piccoli lavori in occasione delle loro celebrazioni, le fanno i compleanni, le feste Natale, Pasqua, il 25, San Giovanni di giugno, e quindi loro aiutano a fare dei piccoli gadget e gli ospiti. Ecco, questo lavoro, questo impegno è molto gradito dagli ospiti, loro aspettano, io non ci vado raramente, ma vedo i sorrisi che fanno quando arriva le persone che si occupano di questa cosa. Devo dire che anche i coordinatori e i dirigenti della casa di riposo apprezzano molto questo lavoro e hanno anche una buona amicizia col personale che ci lavora, il che non è poco, la dice lunga, ecco. Questa gente sono stati formati attraverso dei corsi fatti con il CESVOT, cui faceva riferimento Vladimir Nini, con il CESVOT ci hanno partecipato anche i nostri volontari, oltre a persone che facevano questo lavoro come, diciamo, lavoravano nelle casse di riposo. Alcuni corsi di questo tipo ha dato a questa gente una bella formazione, riferimenti e istruzione per poter trattare l'argomento, che sembra nulla ma è una cosa delicata andare là dentro. Quindi molti altri potrebbero farla questa esperienza. Queste persone, oltre a farlo, come ho detto prima, a titolo rigorosamente gratuito, ne ricevono in cambio un apprezzamento, un vantaggio morale. Ci guadagnano loro in sostanza. Ci guadagnano. Sarebbe il salario di volontario. Ecco, ora fa l'appello ai cittadini di San Giovanni. Chi avesse voglia di venire al centro sociale per unirsi a questo gruppo può farlo quante vuole, anzi sarebbe meglio che venissero. Centro sociale via Borsi 38, telefono 055 912 33 97, in orario pomeridiano, dalle 4 alle 6 e mezzo. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Paolo Voce che mi ha dato questa occasione di fare l'appello. È doveroso presentare queste occasioni per le persone della terza età. Ora, siccome vedo dal nostro marcatempo, questo orologio al contrario, che ci invita ad accelerare i nostri lavori, ecco, io vorrei chiudere con questa domanda al dottor Buffoni. Lei ha seguito come me le esperienze degli ospiti che sono qui, le esperienze delle persone intervistate nel circolo ASCAS, diciamo circolo ASCAS per portare un esempio, perché dovevamo intervistare il circolo, il giardino di Figline, altri circoli, ma più di uno non potevamo farlo. Ecco, lei che ha seguito come me tutte queste cose, cosa può dire ai nostri telespettatori, a coloro magari che stanno per andare nell'agone della terza età, oppure a chi c'è già e è un atteggiamento di incertezza perché magari la volontà non è così viva, perché le forze magari, cosa può dire a queste persone? Il modo migliore per vivere la terza età, ed è un modo anche per sintetizzare una specie di denominatore comune che ho sentito nelle interviste, è quello di investire sulla passione, secondo me. La passione è il cuore, perché se tu ragioni e ci metti il 2 più 2, come dicevamo prima del nostro incontro, nella vita fa 4 un pochino, 4 un po' meno, cioè non adoperare troppo la mente logica, automatica, mettici il cuore.
Se tu nella vita hai fatto il medico con passione, se tu hai fatto la mamma con passione, se tu nella vita hai fatto il marito con passione, se tu hai fatto lo spazzino con passione, se tu hai rigovernato i piatti di casa con passione, beh, sarà la passione a salvarti nella terza età. Secondo me investiamo in quest'idea di passione, non è un'idea romantica, è un'idea concreta che ha delle risposte sulla salute. Io come medico vi posso dire che quando c'è un problema di salute che è legato necessariamente non a prendere una pasticca, non a prendere due pasticche o cinque pasticche, che è anche facile, ma quando la salute è legata al cambiamento dello stile di vita, per cui devi smettere di fumare, quindi un cambiamento in un'abitudine, devi stare attenta al sovrappeso perché devi diminuire un pochino di peso e devi combattere la sedentarietà, sappi che il cambiamento non lo puoi fare se non adopri il cuore, se non adopri la passione perché se no altrimenti non ce la fai a smettere di fumare, a cambiare stile d'alimentazione, a smettere di mangiare dolci se c'hai un pochino di diabete, cioè non ce la fai, perché allora diventa una maledizione la vita. Perché allora ci si rivolge ai Padre Eterno e si dice: come mai tu mi hai mandato questa prova, non ce la faccio, per una stupidaggine di nulla, perché devi solamente non mangiare il dolce. Le persone che mettono il cuore nel cambiamento riescono a star meglio, perché riescono a poter cambiare e quindi... E la passione ti dà la possibilità anche di avere attenzione verso gli altri. La signora Bucci, Bucci, mi ha colpito in quest'idea dell'altro, perché probabilmente fin da giovane era abituata ad avere quest'idea dell'avere l'attenzione all'altro. Se non hai passione per l'altro, per la salute tua, e quindi ti metto avanti anche alla mia interesse personale di salute, di star bene, non va. Cioè, secondo me quest'idea, che può sembrare banale, romantica, della passione per qualcosa, è quello che probabilmente ci salva anche dalle tristezze della terza età, ecco. Allora, guardate, questa conclusione del dottor Buffoni sono, diciamo, la ciliegina, come si dice, messa sopra la torta. Cioè, la torta sarebbero tutte le vostre esperienze, testimonianze, quelle che abbiamo ascoltato nel servizio. Ecco, il dottor Buffoni ci ha un po' indicato la via da seguire per vivere bene la terza età. Io lo ringrazio molto, come pure ringrazio voi per la vostra partecipazione e per tutto quello che avete detto. Grazie. E siccome noi ai nostri ospiti lasciamo sempre un ricordo che è soltanto un libro, questa volta è un catalogo di una bellissima mostra che è in corso al Museo della Basilica di San Giovanni Valdarno, cioè il 600 fiorentino che aveva in Giovanni a San Giovanni uno degli elementi più prestigiosi della pittura seicentesca. Ve lo dono a ricordo e ringrazio anche il Museo della Basilica che ce li ha donati, proprio perché a nostra volta non solo facessimo pubblicità al museo, no, ma che invece lo regalassimo a voi. Ricordo anche ai telespettatori le repliche di questa puntata, come sempre il sabato e la domenica alle 17.30 il sabato e alle 12.15, e su Stelle San Domenico, l'emittente di Arezzo, il venerdì e la domenica alle 21.20 e alle 15.50. Ora il programma di mercoledì 13 aprile, un altro tema molto bello, anche questo, l'esempio di Tilde Manzotti, una giovane studentessa universitaria che è morta in giovane età per un malaccio. Quindi, ospiti in studio, Don Enrico Vannoni, Jonathan Ruzzo, Beppe Manzotti, Elena Cammarata.
Vi ricordo, prima di salutarci, anche Segno 7 News, il notiziario delle diocesi di Fiesole, di Arezzo e Cortona Sansepolcro, in onda il venerdì alle 17.30, il sabato alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Ora ci salutiamo, vi ringrazio e l'appuntamento a mercoledì prossimo. Arrivederci.